chiude, fa una sintesi, una chiosa ragionata di tutto quello che abbiamo sentito stamattina, l'ingegner Pineschi, la direzione generale della sanografia del territorio creato. Molto ambiziosa come incarico, è stata una rotonda così numerosa, illustre, insomma. Giusto per appunto, sono Pineschi, rappresento il direttore Pernice del Ministero, e sono della Sogesi, che svolge un servizio tecnico del Ministero di questi settori. E innanzitutto vuol dire che sono d'accordo con la precisazione che ha fatto l'onorevole Braga sul fatto che non c'è dubbio che il Ministero dell'Ambiente e in particolare la direzione generale sta lavorando il territorio delle acque, che è il luogo dove vanno ricomposte un po' molte delle cose che sono dette oggi, e quindi questa direzione generale è stata ricreata, quindi con un percorso di riordino del Ministero è un po' difficoltoso, quindi l'impegno è quello di riportare al direttore la necessità che quell'ufficio competente prenda spunto da quelle le cose che state dette, che sì sono innovative, ma insomma sono da molti anni innovative, insomma, sono cose che tanti anni che ci diciamo, che ci ridiciamo, che facciamo. È vero, il tema dell'integrazione è quello l'aggiuntivo di questa giornata, è importante, basti pensare che una direttiva 2060 richiede di fatto la massima qualità di good status, non è altro che il modo di spostamento da condizioni imperturbate. Con la 2060 la direttiva Unione chiede appunto l'integrazione idraulica, perché chiaramente si va con infrastrutture che abbassano, appunto, confliggono questo obiettivo. Qual è il punto di vista del Ministero dell'Ambiente e della Direzione Generale? È quello appunto degli strumenti che abbiamo, come ha detto anche Agapito, 2015 è un anno topico. Ci sono, entro quest'anno vanno adottati i due piani, il piano di gestione di distretto grafico del 60 e il piano di gestione alluvioni che sarà il nuovo PAI, insomma. Ecco. L'integrazione va dentro, con cosa? Tra le due direttive, e c'è un articolo delle direttive che chiede l'integrazione, ma evidentemente tutto il resto che è stato detto oggi è iniziato dall'agricoltura, mi spiace che abbia un punto giustamente a quest'ora difficile, saremo qui. E l'urbanistica, cioè quei piani sono piani che nascono come piani direttori, piani che devono essere in grado di raggiungere quell'equilibrio di cui parlava anche il professor De Bernardinis. È lì dentro che vanno fatte le scelte di equilibrio, è là dentro che vanno fatte anche le scelte che diceva anche Giulio Conte, ovvero è là dentro che la politica, le regioni, lo Stato decide di fare una cosa e invece fare un'altra, è là dentro che si decide quali sono i soldi per fare l'intervento e mantenere il tempo. E quelli sono i piani che non sono più libri dei sogni, non sono più degli elementi polverosi che sanno scalfare, sono strumenti di governo. Questo è un po' il salto culturale che va fatto. Mi spiace appunto, probabilmente soltanto un posto organizzativo, che io sono affezionato, anche io non ho certo l'esperienza dei Bernardini, ma sono anche un amico da 63, del gruppo 63 in particolare. È chiaro che quella visione oggi va modernata, per carità, però oggi non ho visto, se non qualche collega del bacino, che appunto l'alerta, ma è lì che con tutte le difficoltà, il problema ambientale che è stato citato più volte tenta di metterci una pezza, ma è lì che sta ancora mancando la progettualità del paese nella gestione di queste cose, è lì che ancora è fumoso come avviene questo termine governance, come avviene lo snocciolare le varie livelli amministrativi che devono essere coerenti. E lì oggi abbiamo delle autorità che sono vecchie e nuove contemporaneamente che fanno il loro meglio, parlo delle autorità insomma dei distretti ma anche delle regioni che lavorano in un senso cooperativo all'italiana, nel senso che c'è un casino pazzesco ma riescono a fare, riescono ad andare a pubblicare i piani, questi piani vengono criticati, abbiamo i pilot ma ci stanno, altri paesi come la Spagna non ce l'hanno o li stanno facendo molto male con interventi ancora più effettivi, quindi stiamo con il nostro compito, un po' di lo stiamo facendo, è lì che va rimessa la vigio, è lì nei programmi, nei piani di gestione e ancora di più nei programmi di misure. Cos'è il programma di misure? I programmi di misure sono non più l'elenco sterile di interventi come può essere appunto, ma è il ragionamento di cosa devo fare per quale obiettivo devo raggiungere. Con quel ragionamento si dice anche ex ante, ex post, nel senso qual è il problema, quali sono gli strumenti, qual è il mio bagaglio conoscitivo, e qui conosce i beni e i fiumi per sapere quali sono le misure che devo andare a mettere in campo. I soldi sono pochi, scegliamole bene. E qui appunto anche a livello europeo la grande battaglia italiana, italianissima, di guardare al fiume nella loro complessità morfologica. E per carità, l'approccio di tiro a quadro della biologia come prioritaria non si discute, perché nessuno vuole andare a mettere in dubbio il fatto che la biologia è l'elemento di architettura, però non è più sufficiente, perché gestire i fiumi è un progetto che con i progetti
ha la conoscenza iperapprofondita della problematica, la conoscenza iperapprofondita degli obiettivi che voglio raggiungere, e ci sta pure dentro il porto, ci sta pure dentro qualche altra attività, però è un fatto di progettazione, di capire cosa devo andare a fare, se l'obiettivo sono i sedimenti, se l'obiettivo è la qualità, se l'obiettivo è appunto la fruizione e quant'altro. Quindi il programma di misure è lì la strategia, è là dentro che ci stanno appunto i network water retention measures, di cui si parlava appunto in altri termini, ovvero la capacità di utilizzare un approccio green a queste misure. Ci sono appunto la river restoration, è elencata, è una delle misure supplementari, nulla di nuovo, dal 2000, dall'obiettivo 2060, parla di river restoration, è elencata tra le supplementary measures all'articolo 11 del TILA, quindi è soltanto fatelo, progettatelo, bisogna appunto avere un approccio di fattibilità e complessiva di questi interventi, e soprattutto se si riesce ad avere soluzioni, quindi misure multifunzionali, se una cosa riesco a farne 2, 3, 4, 5, 6 posso implementare l'attiva quadro, l'attiva più, l'attiva abita, le uccelli, è possibile, sì, alcune soluzioni lo fanno, costano, dal fatto non esistono i benefici, e concludo con questo, costi, benefici dell'economia. Parlava prima dei cavi, non basta fare le cose, bisogna pure avere l'attività poi di gestire nel tempo. Ecco, qui la visione del Dipartimento dell'Organizzazione Generale che rappresento è, seppur appunto come storici, è quella appunto di mettere subito sul piatto non più soltanto un elenco sterile di interventi, ma di pensarlo appunto come progetto. E i progetti si fanno con i soldi, con le risorse economiche. Ecco perché un anno di lavoro in più a fianco di altre amministrazioni, in primis l'agricoltura, il Ministero dell'Agricoltura, ma non soltanto, le regioni, tutte le regioni, le autorità di bacino, tutti gli stakeholders, tutti quanti appunto le amministrazioni competenti, è stato possibile pubblicare a febbraio scorso un decreto numero 39 sui costi ambientali della risorsa, ovvero i costi connessi a che cosa? All'attuazione del programma di misure. Come si paga? E lì questo decreto, che non ha l'ambizione di esaurire questo argomento, ma di cominciare a dire ok, dobbiamo fare qualcosa che serve a raggiungere l'obiettività, il buono standard del caso, il buon potenziale ecologico dell'altro, tutti i vari obiettivi che la direttiva ci chiede di raggiungere, ma siamo noi la direttiva con i sedimenti di cui in Italia, ecco, fare un ragionamento su come questo si paga. Non ho una risposta ancora, il decreto che abbiamo scritto con il Ministro dell'Ambiente dice quale può essere la strada, ma ad esempio per la river restoration, per pensare a cose già fatte appunto, non pensare ai miei sogni, i canoni di concessione delle acque, cioè la gestione delle pertinenze idrauliche, tutto quello che già esiste come contribuzione degli utilizzatori del territorio possono essere un enorme veicolo per cominciare a fare quello che già sappiamo fare, e il progetto Reforme ne è assolutamente consapevole. So che nel provvedimento appunto del codice ambientale c'è un tentativo di indicare appunto i canoni di concessione per ripristinare quel legame tra i soldi che vengono pagati per l'acqua agli interventi di gestione del territorio, dei bacini idrografici. Ecco, la strada è per esempio questa, di andare a vedere dove l'acqua è già contribuita con le risorse pubbliche, andare a prendere i soldi là per quelli che stanno e lì che servono per fare ambiente. Grazie.